collabora con Io amo il mio lavoro, quando mi si chiede, sentite, io dico queste cose non le capisco, le manifesto, no, mettiamo tuo nome a sinistra, quello che no, ho detto, dov'è il migliore? A sinistra, Paola è lì, è una donna, va prima di me, certamente, cioè, questo è un esempio del cavolo, no? Ma per dire, ma io il lavoro, io il lavoro lo amo veramente, non lo faccio per, è assurdo quello che dice, ma non lo faccio per apparire. Lo faccio perché mi piace, poi di conseguenza c'è un pubblico che accetta la mia cosa, ma io lo faccio e mi metto completamente a servizio. Io quando sono sul set arrivo con un'ora di anticipo, ma non lo faccio perché ho un contratto sibillino, ma perché mi piace, arrivo prima. Infatti una delle mie grandi soddisfazioni è quella di dei registi che hanno sempre lavorato con me, mi richiedono di rilavorare. E questo è bellissimo, se ci pensi, è bellissimo, ma perché mi piace lavorare, io a teatro mi prendono in giro i miei motivi colleghi, i miei amici, perché io a teatro, io arrivo 2 ore prima, ma perché è bello, perché non vedo l'ora di salire su un palco così e trasmettere delle cose a un pubblico che è uscito di casa, si siede, ha pagato un biglietto, ha pagato la babysitter, magari sia figlia, ha pagato il parcheggio, cioè una cosa pazzesca se ci pensi, no? Quindi è molto importante quello. Non faccio TV perché rispetto il pubblico, perché non ho niente di nuovo da offrire, paradossalmente. Adesso tornerò a ottobre, ma con un'idea diversa, spero, un'idea che possa sorprendere. Però è difficile perché è estremamente semplice. Amo il mio lavoro e non vedo l'ora di farlo, capito? E questo è molto importante ed è fondamentale. Io di solito, quando vedo alcuni miei colleghi che cominciano un po' a tergiversare, cominciano a comportarsi, io proprio divento più cattivo un pochettino, li respingo, divento un po'. Però il tuo cinema, tu hai fatto 2 tipi di cinema, un cinema dove sei pienamente autore, dove sia sei diretto tu i film, sono stati co-diretti come in questo caso da Giulio Manfredonia, su un lavoro molto stretto di collaborazione. Poi, è un cinema dove ti sei prestato per altri, sì. Ecco, che differenza c'è per te come approccio? Perché in uno ti puoi controllare fino in fondo, in un altro è sempre un rischio, perché però tendenzialmente sono sempre registi che io conosco, non so, ti faccio un esempio, il primo contatto che ho avuto, il primo film, io l'ho fatto vero un mediometraggio con Giuseppe Bertolucci. Lì ho iniziato con lui, con le poesie di Giorgio Caproni, io facevo il Fraticello Deriso, so che voi non credete a Dio, nemmeno io, per questo mi sono fatto prete, meraviglioso, Caproni, meraviglioso, poesie di Caproni, leggete così. Poi sono arrivato a, però in quel momento Giuseppe è stato il mio insegnante, quindi in quel momento ero un saggio. Poi però cosa ho fatto? Conosco Mazzacurati, il mio meraviglioso capo, e ci siamo conosciuti. Ci siamo frequentati, uno degli uomini più alto livello di ironia veramente esprime, e allora sono entrato in questa esperienza e poi con lui l'ho rifatta l'esperienza nella lingua del santo con Fabrizio. E così anche gli altri, con Pupio, con Amelio o con Italiani, con Italiani noi ci siamo incontrati prima, abbiamo discusso, abbiamo chiacchierato. E poi anche con Veronesi, grande mio amico, con Soldini, con l'Archibugi, cioè ci siamo comunque, io conoscevo il loro cinema, quindi però ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato. Questo è importante. Mi è capitato con altri 2 o 3 di chiacchierare e allontanarmi. Di non farlo? No, di non farlo perché mi stavano proprio già disturbando. Questo è un bene per tutti, per lui e per me, per il pubblico anche, perché convivere 2 mesi e mezzo tra la roulotte e il set, ci deve essere armonia, io non credo a quelli, no? La tensione crea, sì, una volta ogni 20.000, ma tendenzialmente io sono uno di quelli che deve avere il piacere, la gioia di entrare in quella cosa, e quello poi si vede, io di questo sono convinto, un'energia positiva. E allora è stato meglio così, era anche interessante il progetto, è andato anche bene in un caso, 2 anche, ma sono stato, ho fatto la scelta migliore, diventavano 2 mesi e mezzo di paura quasi, di noia, di fastidio.